Capisco la rabbia, in Francia non tutti guadagnano 2.000 euro al mese. Ti aspetti che il Rassemblement National risolva questa situazione? Lo spero, è quello che pensano tutti. In questo dialogo tra giornalisti e Bernard, pensionato di 60 anni in una cittadina dell'Alta Francia, roccaforte dell'estrema destra, c'è la ragione principale dell'exploit del partito di Marine Le Pen. Un terzo dei francesi, stremato dal caro vita e dal costo dell'energia, crede che il Rassemblement National risolverà i loro problemi. La destra estrema, che vuole il doppio passaporto per i cittadini, abolire lo ius soli e staccarsi dall'Europa, ha ottenuto il 33% dei consensi, la neo-alleanza di sinistra il 28%, il 20% invece i centristi di Macron, uscito sconfitto dall'urna di ieri. Nessuno dei suoi ministri è stato eletto al primo turno. Su 577 seggi dell'Assemblea Nazionale, per ora solo 76 sono stati assegnati. Tutto si deciderà nel voto di domenica, quando ci saranno 191 ballottaggi, 305 triangolari e 5 quadrangolari. In Francia basta superare il 12,5% dei voti per accedere al secondo turno, ma già un centinaio di candidati macroniani della sinistra, arrivati terzi, si sono ritirati in funzione anti-Rassemblement. Le Pen, Bardella, sono pronti a governare anche senza la maggioranza assoluta. Ago della bilancia forse saranno proprio i macroniani e i repubblicani. Entrambi i partiti sono spaccati. 11 giorni dopo si voterà al Parlamento europeo la fiducia a von der Leyen a capo della Commissione. Se Parigi fa una storica virata a destra, Ursula II nasce zoppa.